Eccovi il mio giudizio sul corretto sistema che dovrebbe esistere tra un governo e l'opposizione. Poniamo che io come soggetto debba raggiungere uno scopo, che ci sia un oggetto come una matita da prendere. Immaginiamo che la matita sia collocata qui davanti, adesso non c'è, ma immaginatela. Allora, io posso prenderla con due mani, ma il mio essere deve in maniera preliminare decidere quale delle due mani deve governare. Può essere la destra, solitamente è la destra, ma potrebbe essere anche la sinistra, e lo è nei mancini. Allora, immaginate che la mia mano destra sia stata deputata dal mio io a raggiungere questo obiettivo e tenta di prendere la matita che c'è davanti. Cosa deve fare l'altra mano? Se io cerco di raggiungere l'obiettivo e l'altra mano arriva e me lo porta via contrastando l'obiettivo di raggiungere e prendere in mano la penna, questa altra mano, la sinistra, sta andando contro alle intenzioni della destra, a cui la mia integrità ha affidato il compito elettivo di governare la mia persona, in presenza di un governo e di una opposizione. Ma se l'opposizione, invece di difendere l'iniziativa di questa mano, per esempio potrebbe esserci un'altra mano di un'altra persona che cerca di raggiungere la stessa penna, allora come dovrebbe collaborare la mano sinistra con la destra? Se io cerco di prendere l'oggetto e arriva un'altra mano che non vuole che io raggiunga questo obiettivo, dovrebbe tenere lontani tutti quelli che cercano di impedire che io raggiunga il mio scopo, perché io sono l'interesse sia della mano destra sia della mano sinistra, sono parti di un organismo unico, sono solidali, solo se si mettono assieme raggiungono il massimo della forza e riescono ad acchiappare tutto, perché una mano sola, vedete, se si ritrova a dover prendere un pallone che è molto grande, non ce la fa, il pallone scivola, ma se c'è l'altra mano, per quanto grosso possa essere questo pallone, e vedete che agendo simultaneamente da due parti opposte nella stessa iniziativa, allora riesce a prendere un pallone che è gigantesco, mentre invece una sola mano di fronte a quel pallone gigantesco gli scivola dalla mano, perché non ha la capacità di prendere tutto, di comprendere tutto. Già lo aveva detto Menenio Agrippa quando i romani si trovarono di fronte alle prime guerre sindacali, perché c'erano le braccia che si erano opposte. Noi dobbiamo solo lavorare, ma c'è la bocca che mangia, vogliamo mangiare anche noi. E Menenio Agrippa fece proprio questo ragionamento a quelli lì, gli disse: le mani entrarono in sciopero e dissero: visto che è solo la bocca che mangia, noi non le portiamo più cibo. Tutto l'organismo andò in rovina. Quei romani antichi erano più sapienti degli italiani di oggi, perché accettarono di essere nel perfetto compito lasciato a loro, perché se in un organismo una mano è finalizzata al lavoro produttivo, le gambe sono finalizzate al camminare e la bocca è finalizzata a mangiare,
Oh, certo che c'è una differenza, ma non è una differenza che contrasta l'organismo intero. No, è un delegare a ciascuno il suo compito in un modo ordinato. Perché se non esiste questo modo ordinato e c'è un modo disordinato, allora si chiama tumore. La società italiana è pervasa da questo tumore terribile che c'è in ogni parte sociale, perché ciascuna vorrebbe rappresentare il tutto, l'interezza, ma non lo è. Quando gli operai pretendono di essere il tutto e si dimenticano che se non prospera il padroncino o il padroncione, crolla chi gli dà da mangiare, e capiscono che solo con la forza del contrasto contro questo che gli dà da mangiare è il loro interesse, sono avviati solo alla rovina. Un fegato è costretto a fare il fegato nel suo ruolo, e non è un ruolo che lo mortifica, è un ruolo che esalta il suo contributo e lo porta al benessere di tutta la socialità. Ma come potete pensare di ricevere un lavoro se voi impedite a un soggetto di poter mangiare con quel lavoro? Certo che sfrutta voi che lavorate per lui, ma ha una sola bocca anche lui. Non può mangiare il doppio o il triplo. Anzi, il suo benessere del padroncino, è il vostro benessere, perché se la vostra azienda cresce, crescete anche voi. Io vi porto l'esempio di quello che accadde a due famiglie di contadini. Tutte e due, a un certo punto, producevano la stessa quantità di grano. Era poco, era il grano che era contenuto su due tavoli, un tavolo e l'altro tavolo. Il primo gruppo disse: noi mangiamone solo il 10%, facciamo questo sacrificio oggi, perché seminando il 90%, l'anno prossimo noi raddoppieremo la quantità del grano prodotto. Certo, se noi nel primo anno abbiamo il 10%, l'anno dopo abbiamo il doppio, e poi l'anno successivo abbiamo ancora il doppio, e poi ancora il doppio. 1, 2, 4, 8, nel giro di 4 anni noi abbiamo, come se ora ci mangiassimo tutto quanto il grano che c'è sul tavolo. Ma se noi ci mangiamo tutto il grano che è sul tavolo, e l'anno dopo cosa mangiamo? Questo pensò la prima famiglia. La seconda famiglia invece disse: no, è giusto che noi ci mangiamo il 50%, perché tra chi semina e chi mangia ci deve essere uguaglianza. E così fecero, si divisero il 50% e lo mangiarono. Era una situazione veramente equilibrata, tanto che seminando il 50%, l'anno dopo produssero la stessa quantità e continuarono a mangiare il 50%. Non crebbero, perché avevano mangiato troppo. Nel giro di 3 anni soltanto, i primi che avevano fatto sacrificio avevano un tenore di vita che era di gran lunga superiore al primo. Allora, questo esempio sia sufficiente a farvi capire che il sacrificio di chi oggi dipende da chi produce è un sacrificio che vi porterà a risultati utili. In Italia, nel momento del boom economico in cui il lavoro costava poco, l'Italia fece quello stesso sviluppo prodigioso che oggi stanno facendo
gli indiani, i cinesi, che forti di un lavoro che costa poco riescono a produrre oggetti che spopolano nel mondo perché costano poco, tutti li comprano e quelle economie progrediscono, sviluppano. Se voi non partite dall'egoismo, ma dalla necessità del sacrificio per investire nel bene a medio e a lungo termine, voi avrete il vostro utile. Ma se presi da una lotta sociale che è famelica e vuole avere tutto e subito, siete condannati alla rovina. Per quanto facciate, andate incontro solo a lotte intestine, a tumori veri e propri come il grillo parlante, che è proprio un grillo parlante ma nel senso negativo, che meriterebbe solo una bella bastonata sulla testa, oppure come fa il bravo Di Pietro, che viene fuori dalla giurisdizione tra i giudici ed è il pessimo, il peggiore dei giudici, perché è talmente prevenuto in tutte le sue discussioni che è un partito preso, che è proprio l'opposto di quello che deve avere un giudice. Un buon giudice deve essere in grado di entrare nella testa delle varie persone sottoposte a giudizio, ma per poterlo fare deve partire dalla mancanza assoluta di prevenzioni personali, altrimenti favorirà l'uno comprendendolo e trascurerà e chiamerà nemico l'altro, contandone peste e colpa. Insomma, una sinistra che lotta contro il governo di chi ha avuto l'incarico, e voi credete che sia doveroso, perché dopo deve riuscire la sinistra a governare, ma anche quando la sinistra poi governa e si ritrova la destra che gli va contro, siamo nella stessa idiozia. Ma per quale motivo credete che la sinistra non riesca? Perché gli italiani, tutto sommato, sono poi più intelligenti di quelli che sembrano. Si rendono conto di quando tutta l'iniziativa della sinistra è rivolta solo a fronteggiare e a combattere la destra. Se si trovasse una volta tanto di fronte a una sinistra che veramente collabora, nel senso di contrapporre ai giudizi della destra altri giudizi, ma senza mai esercitare opposizione al governo di chi ha avuto l'incarico di governare. Chi ha avuto l'incarico di governare deve essere lasciato libero di governare, non deve trovarsi fronte a una opposizione che si oppone al suo governo, anzi deve trovarsi fronte a una opposizione che difende quell'incarico che i cittadini gli hanno dato, che sia veramente democratica e non pretenda in forza anche di 5 milioni che partecipino ad una manifestazione di rappresentare quei 5 milioni che fanno casino, quegli altri invece che sono 20-30 milioni che nel silenzio hanno espresso semplicemente il loro voto. 5 milioni di casinisti non hanno proprio nessuna importanza nella loro piazza. Perché? E perché sono quelli che fanno casino, e gli italiani li vedono che fanno casino, e a un certo punto gli vanno contro, quando, non messi in difficoltà, serenamente decidono il loro confronto. Allora, se gli italiani, e parlo voi alla sinistra, capissero che voi fate l'interesse della nazione, perché aiutate chi ha avuto il compito di governare a governare, e fate il vostro dovere, suggerendo iniziative, proponendo leggi, certo, non sono accorte, ma intanto entrano nella logica della discussione, una discussione aperta, serena, allora forse riuscireste veramente a imporre le vostre idee. Ma fino ad allora fate solo disturbo e impedite a un organismo che è fatto di parti diverse di poterle armonizzare tutte con un governo che finalmente faccia gli interessi di tutti.